Sono qui con il dottor Luigi Stefanelli, che è un libero professionista, lavora a Roma in uno studio associato con la moglie dentista Giuseppina Stasi e da settembre del 2015 è un utilizzatore Navident. Ci conosciamo ormai da 4 anni e qui mi permetto di darti del tu, quindi farti però delle domande direttamente con il tu. E quindi ti chiedo subito, qual è il tuo background professionale? Eccoci, intanto buongiorno a tutti, grazie Luca per l'intervista che mi stai concedendo. Io dopo le scuole superiori mi sono iscritto all'Università di Ingegneria, al Politecnico di Torino, no? E ho completato il ciclo di studi, per cui la prima laurea che ho conseguito è quella in Ingegneria Civile dei Trasporti presso il Politecnico di Torino. Subito dopo mi sono iscritto ad odontoiatria e protesi dentaria alla Sapienza di Roma e ho completato appunto questo ciclo e poi ho vinto un dottorato di ricerca in malattie odontostomatologiche e ho terminato anche questo percorso. Ecco. E l'interesse che ho manifestato sin da subito è stato quello per l'aspetto chirurgico implantare e ho dedicato tanto del mio tempo all'inizio nello sviluppo, diciamo, clinico ma anche di ricerca nell'utilizzo delle mascherine chirurgiche. Da settembre del 2015 mi sono dedicato allo sviluppo e alla pratica clinica della chirurgia implantare, invece utilizzando un altro approccio che è quello dell'ausilio di dispositivi di tipo dinamico come il Navident. Luigi, vorremmo un attimo approfondire l'aspetto degli impianti pteroidei. Come è maturato l'idea di utilizzare il Navident per l'inserimento di questo tipo di impianti? Ecco, l'idea è nata attraverso un colloquio con il dottor Ugo Graziani, che è stato e è uno dei miei maestri. Sì, parlavamo della possibilità dell'utilizzo del Navident per inserire gli impianti zigomatici. E allora lui mi suggerì di provare invece a inserire gli impianti pteroidei con l'utilizzo del Navident. Quindi così per gioco abbiamo sviluppato dei protocolli per l'inserimento degli impianti pteroidei. Tu ti ricordi il tuo primo intervento con il Navident e gli impianti tiroidei? Come lo hai gestito? L'ho gestito, sì, ho scaricato tutta la letteratura di riferimento, che non è tanta, per cui sono andato a ripetere e a ripassare, diciamo, le zone anatomiche che erano a rischio, l'individuazione sulla convin della palatina discendente, la pianificazione ottimale dell'impianto pteriguideo, mi sono preso un po' di margini di sicurezza, sì, però ricordo esattamente l'utilizzo, diciamo, del Navident per l'inserimento dell'impianto pteriguideo. Devo dire che tutto sommato non è stato un intervento difficile, ma perché dietro c'era stata una preparazione, una programmazione adeguata. Qual è la criticità maggiore nella gestione di questo tipo di intervento? La criticità maggiore è nel fare una programmazione dell'impianto giusta, corretta, e poi di avere confidenza, aver vinto quella che si dice la curva di apprendimento nell'utilizzo del Navident. Cosa intendi per una corretta pianificazione? Una corretta pianificazione intendo, diciamo, due tipi di valutazione. Intanto il margine di sicurezza dall'arteria palatina discendente, due, utilizzare tutta la lunghezza disponibile per l'inserimento dell'impianto pteriguideo, che non deve essere confuso con l'impianto tuberositario, laddove si sfrutta soltanto il processo tuberositario del mascellare. No, bisogna utilizzare tutte e tre le componenti ossee: processo tuberositario del mascellare superiore, l'osso palatino e il processo pteriguideo dello sfenoide, affinché si possano raggiungere delle stabilità primarie adeguate. Perfetto, senti, consiglio puoi dare a chi si approccia per la prima volta, a questo tipo di intervento?
consiglio che do è di leggere tutto ciò che la letteratura di riferimento, diciamo, suggerisce e poi di utilizzarlo il più possibile, perché è un impianto che è facile da inserire e stabile durante il tempo, che comporta meno costi per il paziente e meno costi per il clinico, sia da un punto di vista del, diciamo, economico, ma anche da un punto di vista dei tempi di realizzazione e dal punto di vista anche della morbidità del paziente Ecco, come rispetto agli innesti ossei. ti volevo fare una domanda sulla protesizzazione. Che tipo di protesizzazione gestisci su questi impianti? All'inizio utilizzavo dei nu angolati per cercare di parallelizzare il più possibile l'impianto pteriguideo agli impianti frontali, ad esempio in zona quarto superiore, quinto superiore. E questo però a volte mi comportava dei problemi sia in fase di presa dell'impronta, sia in fase di inserimento della protesi, per via degli spazi limitati nelle zone dell'impianto pteriguideo. Oggi utilizzo solo mu a dritti con la metodica della Rein, che consente di poter gestire delle angolazioni anche eccessive attraverso l'utilizzo di mu a dritti. Quindi qual è l'indicazione clinica ottimale per questo tipo di impianti? L'indicazione clinica ottimale è, diciamo, laddove ci sono gli spazi disponibili per l'inserimento dell'impianto pteriguideo, sempre in alternativa agli innesti ossei, nelle zone posteriori atrofiche del mascellare superiore. Ecco, sappiamo e so, insomma, che stai sviluppando delle ricerche scientifiche in questo senso. E cosa stai dimostrando attraverso queste ricerche? Le ricerche ci stanno dimostrando che è un impianto veramente stabile durante il tempo, con zero fallimenti dopo le protesizzazioni, per cui abbiamo avuto soltanto su un totale di 61 impianti inseriti, due impianti che non abbiamo potuto inserire perché l'osso era scarso, era poco denso. Ma tutti quelli inseriti che avevano un minimo di stabilità primaria sono andati tutti a buon fine, per cui diciamo è un impianto che dà sicurezza e dà stabilità nel tempo. Luigi, io ti ringrazio per la condivisione di questa tua esperienza con l'uso del Navident. Io non mi resta altro che ringraziarti ancora e augurarti buon lavoro e tanto successo con la chirurgia dinamica. Me lo auguro anch'io. Buona Grazie, giornata a tutti. grazie, ciao.